Chiari è stata scelta con suo grande onore dall'Istituto Treccani come avamposto della lettura nel progetto Ti Leggo, avamposto che abbiamo simbolicamente chiamato della Terra di Mezzo. Questa collaborazione nasce da un incontro con Massimo Brai e da questo incontro è scaturita un dialogo, una conoscenza e una collaborazione. Villa Mazzotti è una dimora che insiste a Chiari da 100 anni, quest'anno il 2016 infatti è proprio il suo compleanno. Il progetto Ti Leggo, promosso e realizzato dall'Istituto Treccani con il sostegno del Ministero per le Attività e i Beni Culturali e del Turismo, rientra nel centenario di Villa Mazzotti proprio perché Chiari vuole assumere questo ruolo culturale all'interno del territorio in cui si trova. All'interno della microeditoria ha senso che questo progetto venga sviluppato proprio perché grazie alla rassegna della microeditoria nel 2016 Chiari è stata inserita tra le città del libro. La collaborazione con Treccani ci ha permesso di portare in microeditoria quest'anno per la prima volta due laboratori. Il laboratorio dei propagatori di lettura è un po' una sfida. Vogliamo trovare delle persone che ci aiutano ad allargare il perimetro della lettura in Italia. Con queste persone ragioniamo di perché in Italia non si legge e che cosa è possibile fare in modo che invece si legga. L'idea che abbiamo e che muove un po' il laboratorio è che, lasciate a se stesse, le persone nel momento in cui cercano di consigliare dei libri, cercano di attirare altre persone alla lettura, fanno quelli che riteniamo essere i tipici errori che si fanno in questo tipo di occasioni. Cioè si riproduce un modello di lettura che è quello che storicamente ha fatto sì che in Italia si legga così poco. Quindi cerchiamo di evidenziare, di dare a queste persone delle strategie per spezzare questo circolo vizioso. Il laboratorio dei libri tattili invece è quasi una questione di democrazia e di diritti. Ci sono persone, sono i bambini ipovedenti, i bambini ciechi, che non possono leggere, quindi non possono sapere che cos'è immergersi in una storia che si dipana davanti a loro in un libro. Il laboratorio sui libri tattili forma insegnanti, bibliotecari, genitori a che cosa è una lettura sensoriale. E questo va bene sia per aumentare la sensibilità delle persone su questo argomento, ma anche per far capire che non c'è soltanto un canale, non c'è soltanto un modo per leggere. Esiste anche una via esperienziale, una via tattile alle storie, e questi laboratori lo dimostrano splendidamente. La collaborazione con Treccani ci consente quindi di fare un'azione a cui teniamo particolarmente, cioè avvicinarci alle persone che non possono leggere e diffondere sul territorio delle competenze che possano andare incontro a queste necessità di lettura. Un laboratorio interessante perché chiede e prevede di sviluppare delle competenze, ma anche una dose di capacità di poter fare un passo indietro. Quindi non diventare i protagonisti della lettura, ma aiutare, coinvolgere, incuriosire altre persone ad avvicinarsi alla lettura, a un libro. Spesso un libro che piace è un libro che vorremmo proporre a tutti. Come allora promuovere un libro? Forse è la semplicità e utilizzare meno parole ma più emozioni e utilizzare magari le stesse parole del libro. E allora la parte di questo laboratorio che coinvolgerà i partecipanti sarà quella di prendere un libro in mano e cominciare a mangiare queste parole, a farle proprie, per poterle poi ritrasmettere attraverso i canali dell'emozione. Quindi, come dico sempre con i miei laboratori,
non è un lavoro di testa, quindi razionale, ma è un lavoro di pancia. I libri tattili sono qualcosa a metà tra il libro d'artista e il libro didattico. E sono dei libri bimodali, sono rivolti a tutti i bambini, ma anche a quei bambini che presentano dei deficit visivi, come i bambini ciechi oppure i bambini ipovedenti. Il laboratorio di oggi ha avuto due momenti principali. In un primo momento insieme ai partecipanti abbiamo individuato quali sono le caratteristiche principali del libro tattile. E in un secondo momento ognuno di loro ha partecipato ad una sorta di gioco, ad una riscoperta del senso del tatto, ad una mosca cieca dei materiali. Ognuno di loro ha potuto toccare con mano, sentire la pelle delle cose e rievocare dei ricordi, delle sensazioni. Il secondo momento invece, la parte finale, quella diciamo più importante, tanto più manuale, più pratica, in questo momento ognuno di loro ha costruito, ha realizzato un instant book, un divertisseman, utilizzando i materiali della bancarella. La rassegna della microeditoria nasce 14 anni fa dall'idea di valorizzare questo mondo così articolato ma anche così poco conosciuto dei piccoli, anche medi editori, e per dargli un'occasione di visibilità. Microeditori, o meglio piccoli editori o editori indipendenti come amano definirsi, di solito hanno un ruolo importante da talent scout. Indagine Nielsen molto recente, 7 su 10 degli autori più letti in questo momento in libreria hanno pubblicato il primo libro con un piccolo editore. 14 anni di storia ci hanno aiutato a crescere. Abbiamo avuto grandissimi ospiti, potrei citare da Alda Merini, che era nella prima edizione, a Piero Girodolfes, a tantissimi altri, veramente sarebbero troppi da ricordare tutti, e ci hanno permesso anche di diventare sempre più forti, più presenti sul territorio, creando sempre più occasioni per i lettori e per le persone appassionate per entrare a contatto col mondo della piccola editoria. È davvero un'occasione importante che sta lasciando un segno nel territorio, nel senso che da questa manifestazione sono nate poi tante idee, tante situazioni nuove di avvicinamento alla lettura e al libro. Lo vediamo poi anche in quest'ultima edizione con la partecipazione di tanti studenti delle scuole superiori, ed è veramente bello vedere come i giovani sono vicini ancora al mondo del libro, che sia cartaceo che sia ebook, perché poi piccoli editori sono comunque all'avanguardia nell'utilizzo anche delle nuove tecnologie, quindi sono molto presenti sui social e producono ebook molto spesso, si occupano di fumetto, si occupano anche di eventi, quindi è una realtà molto dinamica, ci fa piacere vedere tanti giovani che si avvicinano. L'editoria è questa piazza, quindi è anche radicata sul territorio ed è un luogo di scambio di idee, scambio di occasioni, scambio di esperienze. 14 anni di cammino, ma questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per crescere sempre di più.